Davide, ci sono tutti questi ragazzi che sognano di fare la carriera che hai fatto tu, partendo dalla scuola calcio arrivando fino in prima squadra. Ci puoi raccontare un aneddoto intanto di quando tu sei partito dalla scuola calcio? Sì, sono partito quando avevo 4 anni e mezzo, che andavo ancora all'asilo, e io sono del 95 e giocavo però con il 93, e il mister, finito l'allenamento del venerdì, ci dà la convocazione e ci dice: ragazzi, leggete il posto, l'ora e tutto. E tutti si iniziano a leggere, io vado dal mister quasi piangendo, gli faccio: mister, ma io non so leggere, sono ancora all'asilo. Da quel momento hai fatto tantissima strada, scuola calcio, poi settore giovanile, Pulcini, fino ad arrivare in primavera e poi a qualche apparizione con la prima squadra. Cosa ti senti di dire a tanti ragazzi, insomma, che vorrebbero ripetere le tue gesta? Qual è il segreto? Segreto? E diciamo che bisogna sempre divertirsi, secondo me. Non bisogna mai che il calcio diventi un peso, magari perché inizi anche a giocare in primavera con squadre importanti, magari già ti senti arrivato così. Secondo me bisogna essere sempre tranquilli e giocare per divertirsi, perché infine è un gioco il calcio. Allora facciamo gli auguri a tutti i tuoi compagni, grandi e quelli più piccoli. Tanti auguri di Buon Natale a tutti. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She had a sky to plan for you. Don't you worry now. Yeah. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young.